così sono atterrato oh, troppo gordo come no, volete vabbè. posso mettermi qua? Mm -hmm. no? No. No? No. No? io questo vi ho no, per... no. se volete prendiamo anche il terzo Prova, 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 prova. Sì, funziona. Funziona? Sì, io mi sento, mi male, ma mi sento. Ciao a tutte e tutti, grazie di essere venuti alla presentazione, alla questa proiezione. Eh, per noi parlo a nome del Lab che ha curato e organizzato insieme a me e altri artisti e artiste la giornata eh, dell'arte che si è svolta oggi. Eh, per noi mh, diciamo che abbiamo voluto eh, proiettare il documentario di Daniele Segre eh, su Piero Gilardi proprio perché... Eh proprio <ride> perché eh, secondo noi eh, entrambe le personalità artistiche hanno eh, portato e portano tutt'oggi a loro modo una testimonianza di quello che può essere l'arte eh, visto da un punto di vista politico militante, attivista e soprattutto eh, dalla parte delle lotte intersezionali. Eh, il documentario, faccio un piccolo brief eh, su, diciamo, informativo. Il documentario è stato girato nel 2018 da Daniele Segre, appunto, ed è stato proiettato la prima volta l'anno scorso all'edizione di Cinema Ambiente. Eh, diciamo che questo momento post proiezione che. Credo che abbia già riempito l'animo di tutte e tutti. Eh, per noi vuole essere solo un momento di omaggio e ricordo di quello che sono stati appunto Piero e Daniele, e quindi inizierei con il mio primo racconto, che è stato eh, diciamo la scintilla: è stata la scintilla per cui siamo riusciti a portare eh, insieme al Lab la proiezione di questo, di questo documentario. Eh, io sono andata a vedere la proiezione l'anno scorso al, a Cine ambiente perché eh, da curatrice e ricercatrice autonoma di storia dell'arte eh, mi ero ovviamente interessata a, a, sono interessata all'artista e a tutto il, quella parte di movimento artistico che c'è stata e sono andata insieme a Sara del Lab eh, 47 qua del, del Centro Sociale Scatasuna. Quando abbiamo visto la proiezione, diciamo che come esattamente questa volta eh, siamo rimaste così piene di emozione e di verità, che abbiamo pensato di mh, provare a chiedere a Daniele, che era lì presente, se eh, fosse stato d'accordo nel... Eh, portare fuori dalle istituzioni questo, questo documentario. Eh, in un secondo in realtà Daniele ha assertito molto entusiasta e contento e, e così siamo riusciti, a, siamo riusciti a portare insomma la proiezione eh, qua, nonostante appunto anche la sua recente scomparsa. Mm, quindi io vorrei ringraziare appunto di nuovo tutte e tutti per la presenza e soprattutto Emanuele Segre, Orietta Brombin che abbiamo invitato eh, per ricordare. Eh, questi due individui eh, molto importanti secondo noi e lascerei quindi la parola prima loro e poi dopodiché al pubblico se ha voglia di condividere qualche momento rappresentativo e di quello che è stato secondo voi, insomma secondo noi qual è la eh, restituzione e quello che ci ha lasciato e che ci lasciano queste due personalità artistiche di così tanta importanza. Grazie. E, no niente io ho preso la, la palla nel momento in cui poi vi serviva il film e quindi sono venuto a conoscenza della proiezione ero contento che ci fosse questo interessamento anche perché di per sé il film non è stato fatto nel 18, è stato fatto prima e, mm, è stato fatto prima ma poi per caso il file non è stato trovato per anni e, mm, poi con la scomparsa anche di Piero Gilardi nel 23 eh, alla fine è stato fatto il Cinema Ambiente, è stato ritrovato il file, è stata fatta la proiezione. Uh, il film è nato perché Daniele e Piero si erano conosciuti negli anni Ottanta, e lui aveva fatto delle riprese al Carnevale di quartiere, con la scusa di portargli un DVD del Carnevale di quartiere, uh, era nato poi il loro rapporto e l'idea di fare qualcosa assieme. A quel punto Daniele, come spesso ha fatto negli ultimi anni della sua carriera, Fatto un ritratto su Piero Gilardi e successivamente è nato questo, diciamo, questo rapporto. Secondo me la cosa bella appunto è che i lavori di Daniele possano essere proiettati in luoghi diversi, disparati. E quindi alla fine noi come Cammelli, come, come realtà che continuerà a divulgare il lavoro di Daniele siamo molto contenti di di avere questa possibilità. Poi per quanto riguarda um, Piero Gilardi lascerei parlare. Allora, sì, grazie. Dunque, ci troviamo di fronte a due giganti ehm, che, vabbè, nel caso di Daniele, la sua sensibilità è riuscita a, 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 come dire, a fare un quadro, no? anche perché la, la vita di Piero Gilardi è stata, come avete sentito, molto, molto ricca, complessa quindi anche mettere insieme i giusti momenti, eh, selezionare come dire, proprio la, 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 la sua voce che sia ar in ar armonica rispetto alla grande confusione, possiamo anche dire, che è stata la sua vita, perché la vita di Piero Gilardi, eh, artistica, no, ma, ma anche non solo, è stata eh, un continuo eh, cercare segni da interpretare. E da, ehm, e da sviluppare. Eh, c'è Nicolas Bouriot, che è una, una, un critico d'arte francese, che è stato anche il primo direttore artistico del PAV, Parco Arte Vivente, che è un centro sperimentale che diciamo, è la, la, più, così, la più tangibile eredità di Piero Gilardi, dove, tra l'altro, in questo momento c'è una mostra proprio sui temi che lui ha elencato. Da, diciamo, dal, dagli anni 65 fino al 67, insomma, i primi anni, quelli importanti per la sua eh, creazione di reti proprio e di progetti collettivi. E dunque eh, dicevo, la, la, la sua Nicola Bouriot eh, definisce gli artisti semionauti, cioè coloro che riescono a cogliere i segni che magari tanti. Così per distrazione o per mancanza di, di conoscenza, che so, non, non leggono. Ecco, eh, secondo me, appunto, Piero Gilardi e, e anche Daniele Segre, quindi, perché poi la sua produzione è vastissima, è sempre molto liminare no? di, di limite, di bordo. Ehm, riuscivano a cogliere questi segni e dunque la, la, la confusione di cui ti parlavo è proprio quel. Quel, quel continuo spostarsi e andare verso le ombre della contemporaneità perché poi gli artisti ehm, se sono contemporanei non sono come dire prese, cioè, non, non lavorano in un presente continuo non si fanno accecare dalle luci del contem della contemporaneità no? dalla, dalla vetrina no? che è un po' la contemporaneità si, invece eh, appunto artisti come Segre e come, come Gilardi sono riusciti a cogliere soprattutto le ombre e sono le ombre che portano avanti, che fanno sì che questi artisti, diciamo, giganti eh, riescano a cogliere il, il, quello che succederà nel, nel contemporaneo. Basta citare eh, l'amore. La, la, la passione, la, la rabbia anche verso l'angherie, diciamo no? l'apartheid la, la che oggi vediamo nei, nei confronti del popolo palestinese. Stiamo parlando di ehm, eh, azioni fatte già dal 2008 da Piero Gilardi e oggi vediamo quello che accade. In questo momento io pensando alle a quello che accade... Nel mondo eh, purtroppo penso che un artista come Piero Gilardi manca, manca troppo, ecco solo questo. Io mi, mi fermerei qui. Va bene, se c'è qualcuno dal pubblico che vuole intervenire o insomma qualche domanda riguardo il microfono è aperto dell'ascito di pietro continua qualcosa c'è qualche laboratorio attivo dove, come? Sì, allora eh, quello di cui parlava proprio lui, eh, Piero Gilardi, il Parco Arte Vivente è un museo cittadino, non è proprio un museo, diciamo che è definito centro sperimentale d'arte contemporanea. Ora, ehm, questo luogo è in una zona un po' periferica, in via Giordano Bruno 31. Eh, ha degli orari ma che poi potete leggere nel sito eh, su internet e, e appunto come dicevo in questo momento c'è una mostra sua eh, che finirà eh, che, diciamo, verrà disallestita eh, dal 6 di maggio, quindi entro il 5 maggio avete la possibilità di vedere eh, dei suoi lavori importanti. e in più se ci sono qua allestite all'interno del giardino ci sono quattro delle sue opere che sono di proprietà del movimento Notav, custodite al Gabrio eh, che ci hanno prestato da mettere appunto, in esposizione sono in uh, dialogo con altre otto opere invece di artisti emergenti artisti artisti emergenti dell'Accademia. Va bene, direi che se non c'è. Ah! Ci arriva qua. Ah, vabbè, mi metto qua. E, niente, io sono Luisa, sono del Lab 47. E appunto il laboratorio è nato circa tre anni fa da un'esigenza di avere eh, degli spazi in cui fare arte, e, ma soprattutto arte e politica e avere un modo per cui contribuire alle lotte. Ecco. Ehm, noi, in quanto Lab, in realtà siamo rimaste veramente nel tempo molto affascinate dall'opera di Gilardi e di Segre, di Segre scusate, ehm, perché nonostante non conoscessimo precisamente il loro trascorso artistico e politico, in realtà il nostro modo di fare arte e contribuire alle rotte, in realtà appunto, eh, si rispecchia molto nel loro operato. Ehm, secondo noi, anche grazie appunto a quello che hanno lasciato. Um, in, cioè, come arte, come ehm, insomma queste esperienze secondo noi ehm, si riproducono e si ricontaminano nel tempo ed è una cosa molto bella perché anche se appunto non si incontrano nel, nel tempo e nello spazio eh, in modo diretto comunque ehm, contribuiscono assieme. Va bene direi che. Nel laboratorio Sì, è una bella domanda perché oltre al parco Artevivente che è un luogo pubblico, quindi dove uno può accedere, anche fare. Nella sua diciamo, tradizione pedagogica, anche il Parco Arte Vivente è un luogo dove l'interattività che ricercava Piero Gilardi è diventata un metodo di lavoro. Quindi si fanno workshop con gli artisti. Eh, da quando è nato questo centro, e parlo del 2008, eh, siamo arrivati a circa 80 occasioni di lavoro insieme agli artisti diretti. No, cioè, presenti. Quindi, ed questa è una sua eh, modalità no, espressiva che, eh, che, che rimane come, come metodo, eh, ma eh, esiste anche la fondazione Centro Studi Gilardi, che è esattamente il suo studio, la sua casa con eh, la collezione diciamo, che, che rimane, l'archivio che rimane del, del lavoro di Piero Gilardi. Sono due realtà. È visitabile? Allora, visitabile potrebbe anche perché comunque è, è stare un po' nella mentalità, però non è aperta, cioè uno deve telefonare, informarsi, prendere magari un appuntamento. Io penso che sia anche possibile però eh, ecco, è, è, diciamo, è, è una fondazione privata in questo senso quindi bisogna avvicinarla eh? questo sì e eh... Va bene, direi che se non ci sono altri interventi eh, vi ringraziamo ulteriormente per essere stati presenti tutte e tutti e ci rivediamo tra poco per la stand up comedy alle 10, se non sbaglio. Grazie.